Salve a tutti voi, in questa puntata parliamo di due temi, la prevenzione delle cadute dall'alto e la sicurezza di coloro che installano gli impianti. Sono fra di loro collegati perché gli impiantisti spesso hanno anche i rischi di cadute dall'alto. La legge impone il montaggio di un ponteggio per tutte quelle lavorazioni in cui si superano i 2 metri di altezza. Il ponteggio ovviamente, come in questo caso, deve avere un parapetto e una serie di montanti, diciamo, di sicurezza. Gli esperti dicono che il ponteggio deve essere a prova di ubriaco, cioè che non deve essere possibile anche in caso di malore poter cascare. Per quanto riguarda la prevenzione delle cadute dall'alto, la regione Emilia-Romagna, come già avevano fatto molte altre regioni del nord e del centro e recentemente anche la regione Sicilia, ha approvato una nuova normativa che dal metà luglio del 2014 obbliga in tutte le case in cui si mette mano al tetto, ad esempio si ricostruisce il tetto o si fanno delle significative ricostruzioni, di installare le linee di vita. Partiamo quindi da alcune spiegazioni di un esperto sul tema delle linee di vita per poi passare al problema della sicurezza di coloro che fanno il montaggio di impianti di ogni tipo, in particolare in edilizia. Il decreto legislativo 8108 impone a tutti quelli che devono lavorare in quota di proteggersi. Sicuramente la linea vita è una soluzione più economica, soprattutto in fase di manutenzione ordinaria delle coperture. In un condominio, per esempio, ci sono tante strutture che vanno manutenute, tipo i camini, le antenne, parabole e la stessa copertura, un tegolo, un colmo. La linea vita fa sì che sia presente un punto di ancoraggio sicuro e subito fruibile, con un abbattimento dei costi notevole. Per quanto riguarda le strutture industriali dove sono presenti pannelli fotovoltaici, la loro manutenzione, la loro pulizia è molto più agevole, perché in un qualsiasi momento un operatore può accedere in copertura, eseguire le operazioni di manutenzione e quindi portare a termine il suo lavoro, sempre con un risparmio di costi notevole. Le linee vita presenti in commercio sono di diverse tipologie. Qui in basso possiamo notare un primo tipo di linea vita formato da torrette in inox, cavo, morsetti, tenditore e assorbitore in acciaio inox. La differenza tra le diverse linee è sostanzialmente la fattezza, l'aspetto estetico. Parte fondamentale che può differenziare una linea vita dall'altra è appunto l'assorbitore. Le performance che un assorbitore può avere di una linea sono sicuramente differenti a un assorbitore di una linea concorrente. Questo è molto importante per valutare la linea più idonea alle strutture che noi dovremo allestire e mettere in sicurezza. Altre tipologie di linee vita, questo tipo col paletto a rilassamento, qui notiamo che sulla linea vita non è presente un assorbitore di energia, in quanto l'assorbitore di energia lo fa direttamente il paletto. In caso di caduta il paletto si rilassa e piega dalla parte della caduta e così ammortizza le energie che vengono trasferite dalla fune alla struttura portante. E questo però è un limite di questo tipo di linea vita, perché chiaramente una volta che l'operatore, che il paletto si rilassa, va sostituito completamente. Negli altri invece con le torrette rigide non succede, dovrà essere sicuramente sostituito cavo, morsetti, tutto quello che è collegato alla fune, ma non di sicuro la torretta. Questa è una tipologia di linea vita però molto, molto comoda per quanto riguarda i tetti in legno, perché il produttore indica come installazione anche il secondo sul secondo tavolato, quindi io senza dover tagliare nulla posso appoggiare sul secondo tavolato il mio paletto e con delle viti lunghe andarle a fissare direttamente al travetto sottostante, limitando così i trasferimenti di caldo, freddo e quindi mantenere i coefficienti di risparmio energetico che un tetto chiaramente deve avere per essere idoneo.
La progettazione è comunque fondamentale perché come la linea vita è comunque certificata e progettata e testata dal produttore. Le strutture invece no, quindi vanno a loro volta studiate e dimensionate per poter ospitare la linea vita stessa. Ed è un passaggio fondamentale perché il sistema installato sia funzionante. Se non si fanno delle valutazioni approfondite della struttura, l'installazione può risultare nulla o addirittura pericolosa. Il lavoro di un impiantista è un lavoro abbastanza vario. Può prevedere un controllo ad esempio di apparecchi a pressione, può prevedere delle indagini fatte su dei pezzi meccanici, su dei macchinari su diverse tipologie anche di macchinari, che possono essere macchinari elettrici, che possono essere macchinari elettronici. A seconda delle diverse tipologie di attività ci sono diversi tipi di rischi. Un rischio abbastanza importante, se pensiamo al montaggio, esempio, di pezzi, può essere il rischio di caduta dall'alto. È previsto per legge di dover prevedere questo rischio per dei lavori che si svolgono a 2 metri di altezza. Per legge bisognerebbe essere in due, in modo che uno sia vigile per la sicurezza di un altro, quindi bisogna stare attento che i ponteggi siano ben montati, se ci sono scale, che le scale siano ben ancorate. Un altro rischio che può succedere, un rischio elettrico, in alcuni ambienti che possono essere ad esempio una centrale frigo, il rischio da rumore. Un altro tipo di rischio può essere a contatto con alcune sostanze chimiche che possono essere presenti all'interno. Se si lavora in cantiere, sempre usare scarpe antinfortunistiche, perché ci potrebbe essere caduta di oggetti, inciampamento. Se noi guardiamo le percentuali di caduta dall'alto di tutta la scala, raggiungono delle percentuali importanti all'interno di tutto il panorama delle attrezzature che possono comportare questo rischio. Quindi le attenzioni devono essere sempre molto 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 elevate in questo senso. La scala è un attrezzo che si suddivide per diverse tipologie. C'è una scala semplice come quella che vedete alle mie spalle, ci sono scale con apertura a libro, ci sono scale a palchetto e via dicendo. È molto importante che il datore di lavoro faccia una scelta molto oculata sulla tipologia di scala in rapporto a diversi fattori. Il primo di tutti è l'ergonomia del posto di lavoro. Le scale devono essere utilizzate per brevissimo tempo e soprattutto quando non è possibile utilizzare altre attrezzature di lavoro. Devono essere comode e quindi devono permettere al lavoratore di poter stare in equilibrio, in maniera stabile e soprattutto non scivolare dalla scala. Quindi è consigliato evitare l'utilizzo di scale a pioli e spostarsi verso scale invece a pedata, quindi con un gradino sul quale il piede del lavoratore può appoggiare in maniera sicura. L'altra cosa che bisogna vedere, sempre nella tipologia di scale, è avere anche un piccolo corrimano, una sorta di piccolo palchetto, un appoggio che in caso di sbilanciamento del lavoratore gli permetta comunque di trovare un punto a cui afferrarsi. Ecco, quindi l'attenzione del datore di lavoro deve andare verso l'utilizzo di scale che siano anche certificate e dotate anche di istruzioni sull'uso.
non tutte le scale hanno le stesse accortezze, non tutte le scale hanno le stesse specificità, quindi ci vuole anche un'informazione, una formazione da parte degli addetti all'utilizzo di questa attrezzatura. Il datore di lavoro all'interno del proprio documento di valutazione dei rischi, se ci troviamo all'interno di un'azienda o di un piano operativo di sicurezza, se ci troviamo invece in un cantiere, valuta effettivamente quali sono i dispositivi di protezione. Diciamo, oltre a quelli canonici, quindi l'elmetto, le scarpe antinfortunistiche, magari anche un gilet ad alta visibilità per essere, diciamo, più facilmente riscontrabile durante la montazione dei carichi, non escluso che possa essere necessaria anche un'imbragatura anticaduta. Nel caso in cui, ad esempio, di fianco alla scala ci troviamo ad avere delle aperture. La normativa in questo senso indica anche che, essendo diciamo, strumenti di lavoro temporanei, bisogna avere una certa accortezza anche nel trasporto del materiale. Il trasporto del materiale è sempre bene farlo in maniera, diciamo, sicura, evitando di ovviamente operare con entrambe le mani nel trasportare il materiale, perché non si avrebbero altre possibilità di aggrapparsi. Quindi l'ideale è sfruttare le scale per lo spostamento di piccole attrezzature portatili e comunque garantendo sempre almeno una mano per poter avere una presa sicura. Ci sono delle attività come quella dell'impiantistica, del montaggio dei climatizzatori, magari fatta da anni da operatori, che però non è consapevole dei possibili rischi che si ha ad operare con certi tipi di materiale, tra cui gas refrigeranti. Faccio un piccolo esempio. Il recupero del gas refrigerante, anche se è un'operazione abbastanza banale, ha una sua pericolosità e noi aiutiamo gli operatori a rendersi conto di questa pericolosità. Negli anni, visitando cantieri dove si effettuavano montaggi di impianti di qualsiasi genere, purtroppo la parte sicurezza è sempre, per così dire, lasciata secondaria, considerata una rottura di scatole. In realtà la sicurezza dell'operatore è prioritaria dal mio punto di vista e sto cercando di trasmettere agli operatori che elementi come la sicurezza attiva e passiva sono fondamentali anche per l'eseguimento di un lavoro a regola d'arte. Da non considerare tutti questi obblighi come un qualcosa che, come un costo, ma considerarli invece come una risorsa, facendoci fare un lavoro meglio, ben eseguito in modo migliore, con meno problemi che si possono avere successivamente durante la vita della macchina, con un risparmio energetico ad esempio. Essere consapevoli che tutto quello che si fa nel nostro lavoro, anche delle cose considerate banali, perché magari ripetute negli anni in un certo modo, se ben eseguite e eseguite in sicurezza, permettono di avere alla fine un lavoro migliore e un cliente più soddisfatto. Per farvi capire, qualche anno fa un nostro collega, purtroppo deceduto, è successo un grave incidente. Perché nella fase di recupero del gas refrigerante nei contenitori del gas, non aveva tenuto conto della capacità delle bombole. L'impianto su cui aveva fatto il recupero era particolarmente grande e le bombole erano particolarmente sovraccariche.
C'è stata l'esplosione del furgone con, con la morte del conducente, e per farvi capire la gravità della cosa, il furgone del mio collega è volato all'interno di un cortile di una scuola. Lui aveva ripetuto quell'operazione magari migliaia di volte, però magari quel giorno, vuoi per problemi personali, vuoi per disattenzione, vuoi per la fretta, perché tanti gli infortuni di regola avvengono sempre quando o siamo molto stanchi, per cui la fine del lavoro, quando abbiamo dei problemi in casa, quando non siamo concentrati su quello che facciamo. E lo siamo specialmente su quelle cose che ripetute particolarmente tante volte, su gesti che ripetiamo quotidianamente, perché non ci rendiamo conto che anche delle cose di per sé banali e quotidiane hanno un certo grado di pericolosità. Sugli impianti di refrigerazione e condizionamento, sugli impianti antincendio che utilizzano gas ad effetto serra, su impianti frigoriferi di refrigerazione che utilizzano liquidi contenenti gas a effetto serra, e sui commutatori a alta tensione per le parti elettriche, quindi non domestiche o neanche professionali, quindi parliamo di impianti a alta tensione, dal 2013 è necessario chiedere agli appaltatori e quindi all'azienda, al manutentore, alla persona direttamente che viene a fare l'intervento sulla parte impianto o attrezzatura, il titolo di abilitazione, il patentino. E a partire dal 2013 le aziende e le persone che fanno questo tipo di lavoro si sono dovute iscrivere in Camera di Commercio in un registro denominato registro F-Gas. Per limitare l'utilizzo di gas pericolosi e di interventi su impianti che lo contengono a personale esperto e quindi qualificato. Attualmente è in corso un periodo di transizione per le aziende già aperte, nel quale le persone devono sostenere un esame per l'abilitazione a questo registro, cioè fare un esame teorico e pratico sugli interventi, sugli impianti, quindi sia domande di carattere tecnico che domande di carattere generale, normativo, oltre a effettivamente una prova pratica di saldatura, di ricerca perdite, di controllo, di assemblaggio di impianti frigoriferi e impianti di condizionamento. Le responsabilità in caso di utilizzo di aziende o di persone non abilitate in sostanza si parificano a quelle del fatto di non utilizzare un elettricista, un impiantista, un termotecnico che non è iscritto in Camera di Commercio come azienda di quel settore con quella lettera di abilitazione per fare quel lavoro. Quindi vuol dire utilizzare un manutentore non idoneo e quindi invalidare il lavoro fatto e doverlo comunque sottoporre a una verifica, oltre al rischio di eventuali sanzioni o verifiche da parte degli enti preposti per la non conformità dell'intervento di manutenzione o di installazione.